La contemporaneità con cui le organizzazioni, dalle più semplici alle più complesse, oggi devono confrontarsi, è una complessità che esprime dei modelli economici, sociali e politici in continua evoluzione. Questa evoluzione, in alcuni casi, è addirittura un'evoluzione instabile, caotica e imprevedibile. È di tutta evidenza che rispetto a questo scenario, le organizzazioni, per poter letteralmente sopravvivere, devono ripensare profondamente il modello delle competenze e gli stili di leadership. Competenze che devono essere in grado di orientare un mindset nuovo, in grado di integrare le competenze altamente specializzate, le cosiddette competenze STEM, con altre competenze o abilità trasversali, in grado di interfacciare e superare le incertezze dei cambiamenti di cui parlavo prima e creare resilienza e sostenibilità delle strutture organizzative, ma anche ripensare la capacità degli individui di comprendere in maniera sistemica le connessioni tra ecosistemi esterni alle organizzazioni stesse e cogliere delle opportunità di innovazione che certamente possono essere agevolate e migliorate dalle tecnologie avanzate, dall'intelligenza artificiale, dalla innovazione in generale. Questo è un percorso ovviamente non semplice che richiede molto investimento nella formazione, fin dalle scuole primarie, ad essere più precisi, e ovviamente con un focus importante da parte delle realtà accademiche. Detto questo, è di tutta evidenza che questo modo di ripensare il modello delle competenze e delle leadership è anche un modo per orientare le organizzazioni, le industrie, le imprese verso quel modello di industria 5.0 che, secondo il paper nel 2021 pubblicato dalla Commissione europea, rappresenta il paradigma dell'industria del futuro, caratterizzata da resilienza, sostenibilità e approccio umanocentrico.